eternit, buște, plastic, manganie. Andiamo, facciamo una ripresa sotto il tempo del ciclone, a confluenza dell'acqua del ciclone, e dopo torniamo qua per fare le foto qua. Qui attualmente ci troviamo sulle sponde del nostro bellissimo fiume Aventino, ai confini tra Casoli, Gessopalene e Civitella. Un bellissimo tratto di fiume dove oggi si pratica la pesca sportiva e il rafting dilettantistica o amatoriale. Qua sono state realizzate le bellissime gare che oggi purtroppo, in ottemperanza ai decreti regionali, è tutto bloccato la pesca per il fatto dell'immissione, che spero si risolverà presto. Però noi pescatori amatoriali veniamo in questo tratto di fiume perché è troppo bello divertirsi, passare la giornata, ma anche soprattutto con le famiglie, portare le famiglie e i ragazzi a giocare sullo sponde. A tutto ciò purtroppo noi pescatori girando, entrando al fiume, attraversiamo dei boschi, boscaglie, scarpate, e in questo tratto proprio dietro le nostre spalle a 5 metri c'è uno scempio ecologico dove trovate di tutto. Bottiglie, gomme di macchina, buste di plastica, Eternit, non manca niente, è tutto fotografato dalla nostra reporter, bravissima reporter, e di questo noi abbiamo fatto un'associazione, Passione Pesca, che di cui non siamo solo promotori per la pesca, ma soprattutto ci impegniamo e vogliamo impegnarsi tutti nella tutela dell'ambiente e della salvaguardia dell'ambiente. Spero che abbiamo fatto cosa gradita. E cerchiamo altri amici che ci vogliono sostenere e che ci vogliono, che credono in questo progetto del recupero ambientale. Lo slogan sulle magliette: voi sporcate e noi puliamo, vediamo chi vince, chi vincerà? Ma sicuramente vinceremo noi, perché non ci terremo indietro, saremo sempre più forti a questo progetto. Grazie, bravissimi. Vai, mettiamo. Guarda, poi tutto qui, che c'è la plastica là? Sì, questo è tutto plastica. La plastica è barattolata, mettila. Vetro ancora là. Se vuole vetro. Intanto saliamo queste gomme sopra. Guarda, qua c'è un altro. Vai. Fa schifo! Grandissimo amico Peppe, impegnatissimo nella pulizia dei nostri fiumi. Un grazie di cuore. Thank you.
un peccato perché il turismo viene, vedi quante macchine, il turismo viene, purtroppo questo scempio non deve finire. Ok, vi potete girare. Oh. Grazie Maria Carmè. Grazie. Niente, era dovuto. Allora, l'iniziativa è nata per volontà di tutti i soci dell'associazione, perché noi comunque praticando questo sport abbiamo la possibilità di visitare posti immersi nella natura che sono conosciuti a pochi e a quanto pare qualcun altro, a differenza nostra, li usa come discarica. Quindi, notando il grande danno ambientale, abbiamo deciso di intervenire, anche perché in linea con gli scopi associativi sia nostri sia della Federazione Pesca, che comunque è un ente riconosciuto all'interno del CONI, e entrambi nello statuto abbiamo anche la tutela dell'ambiente e comunque diciamo il recupero di questi materiali che potrebbero essere dannosi ed inquinanti. Per questa volta abbiamo deciso di intervenire da soli. Nelle prossime edizioni, visto che non vogliamo che sia un'iniziativa sterile, ma vogliamo continuare, anche perché comunque abbiamo anche fatto vedere che ci sono anche altri posti dove intervenire, cercheremo di coinvolgere tutta la comunità casolana, perché purtroppo siamo andati solo a toccare una piccola percentuale di tutto questo problema.